Buongiorno, sono Roberta Rossi, Soldi Expert SCF, sono un consulente finanziario autonomo. Questo significa che non prendo alcuna provvigione sui prodotti di cui posso parlare in questa guida o in questo video che state per vedere. Ho scritto una guida su vivere di rendita, che potete già scaricare a questo indirizzo e di cui nel video che segue vi parlerò delle parti principali di questa guida. È importante che sappiate che non è una guida per diventare in modo facile ricchi, non promette nessun guadagno milionario o miliardario, non è basata sul trading forsennato, ma è una guida molto concreta sui calcoli che si devono fare per capire se è possibile vivere di rendita col patrimonio accumulato e investendo il patrimonio che si è accumulato. Guardate questo video perché spiega tutto nel dettaglio. Grazie. Benvenuto in Soldi Expert SCF. Sto per presentarti la guida sul vivere di rendita che ho scritto. Mi chiamo Roberta Rossi, sono un consulente finanziario autonomo e posso prestare una consulenza unicamente su base indipendente. Non ho prodotti da venderti o su cui guadagnare, ma ho solo una buona consulenza da offrirti. L'idea di scrivere una guida sul vivere di rendita mi è venuta durante una conferenza molto affollata che ho tenuto presso la Borsa Italiana qualche anno fa. Mi avvicinò un ragazzo di 30 anni che mi pose la seguente domanda: se con i suoi 28 anni di età, vivendo a casa di mamma e usando il capitale che di famiglia avevano messo da parte pari a 110.000 euro, nell'ipotesi di ottenere un rendimento dei propri risparmi di 1.000 euro al mese, lui avrebbe potuto vivere con questo capitale per tutta la vita. Devo dire che io rimasi abbastanza colpita da questa ipotesi di poter guadagnare il 10% all'anno tutti gli anni e mi resi conto che le persone non avevano minimamente idea di qual era il capitale che serviva per vivere di rendita. In realtà, nell'ambito della consulenza finanziaria, il concetto, diciamo, molto comune di vivere di rendita si trasforma in un concetto finanziario, che è quello del longevity risk. Cioè, più che chiedersi se posso vivere di rendita con il mio capitale, la nostra domanda, cioè la domanda che si fa a un consulente finanziario, è quella se il capitale può bastare per tutta la vita dell'individuo. E qui andiamo a vedere quali sono gli elementi da prendere in considerazione. Dobbiamo stimare se il capitale di una persona può bastargli per tutta la vita. Allora cosa prenderemo in considerazione? Beh, naturalmente il capitale di partenza. Andremo a considerare tutte le entrate che nel corso della vita di una persona potrà ricevere. Potranno essere entrate da affitti, potranno essere entrate da lavoro, entrate da pensione, a seconda naturalmente dell'età della persona. Eventuali beni da dismettere al servizio dell'obiettivo di utilizzare un patrimonio per tutta la vita, prenderemo in considerazione anche la possibilità di dismettere eventuali immobili. E poi dovremo considerare naturalmente le spese. Quali sono le spese che vengono fatte mensilmente e annualmente? Qual è l'aspettativa di vita? Le persone tendono molto a sottostimare questo dato. Eventuali eredità che si vorranno lasciare, proprio per capire se si può andare in una logica di consumo totale del patrimonio oppure no. Quali sono le variabili in gioco di cui tener conto per considerare se è possibile vivere di rendita? Beh, naturalmente l'età. Lo stesso patrimonio può non bastare per un trentenne, ma può essere più che sufficiente per un individuo che magari ha già raggiunto l'età dei 60 anni, quindi il tempo in cui verrà consumato il capitale. Il tenore di vita: ci sono persone che hanno un tenore di vita molto basso e persone che hanno un tenore di vita molto dispendioso, quindi è importante fare una stima delle spese annuali dell'individuo. Il capitale, quanto rende? A seconda del profilo di rischio dell'investitore, è possibile fare delle stime sul rendimento del capitale e trovare una asset allocation ideale che contempori rischio e rendimento, e poi le eventuali entrate e la loro evoluzione. Quindi che cosa si va a fare materialmente per stimare il rischio, il longevity risk, il rischio di sopravvivere al proprio capitale, o comunque, come si dice nel gergo comune, di poter vivere di rendita con il proprio capitale per tutta la vita? Beh, si farà per esempio un foglio Excel in cui si andranno a mettere insieme
tante variabili, quindi l'età, quindi si dovrà definire un periodo in cui il capitale verrà consumato, si andranno a prendere in considerazione le entrate, le uscite, lo sbilancio tra entrate e uscite, questa è una variabile molto importante che le persone tendono a sottostimare, il capitale investito, la rendita dell'investimento e l'evoluzione del patrimonio sulla base di tutte queste variabili. Nel fare delle stime sul vivere di rendita, se sia possibile o meno per tante persone, mi sono resa conto come consulente che ci sono tre variabili di cui le persone non tengono conto o non tengono, diciamo, in sufficiente conto. La prima è l'inflazione. Soprattutto laddove c'è uno sbilancio molto forte tra entrate e uscite, per esempio se le entrate sono date dalla pensione e le uscite sono date da spese correnti di un certo tipo, questo sbilancio iniziale tra entrate e uscite per effetto dell'inflazione aumenta dopo 5, 10, 15 anni in modo molto importante, perché l'inflazione va a colpire sia le entrate sia le uscite. Un altro tema è il cosiddetto drawdown, cioè nello stimare un rendimento del proprio capitale le persone tendono a fare una progressione lineare dell'investimento. Ipotizzo di guadagnare il 2% all'anno, il 3% all'anno, il 4% all'anno, senza tener conto che potrebbero incorrere all'inizio del periodo di investimento o nel corso dell'investimento in una perdita del capitale. Ovviamente tale perdita è tanto maggiore quanto è più alto il profilo di rischio. Quindi bisogna anche valutare, nel caso di uno scenario avverso, qual è l'impatto della perdita sul capitale e sull'evoluzione patrimoniale della persona. L'ultimo fattore che le persone non tendono in dovuta considerazione è il numero di anni in cui servirà il capitale. Sappiamo che l'età media si è allungata enormemente e naturalmente bisogna tenerne conto, soprattutto ne devono tener conto più le donne degli uomini, proprio perché tutte le progressioni sulla durata della vita sono molto estese per le donne. Ma allora, quali sono tutti gli elementi da tenere in considerazione, i calcoli da fare? Come si può capire se con il proprio capitale è possibile vivere di rendita? Quali sono i ragionamenti da fare? Beh, lo abbiamo raccontato in questa guida che vi consiglio di scaricare, proprio dedicata al vivere di rendita, se può essere un sogno o può diventare una realtà, numeri alla mano. Quindi vedrete che è una guida molto seria, piena di numeri, molto densa di ragionamenti, anche se è scritta in modo, riteniamo, sicuramente piacevole. Vedrete che ha anche una forma grafica sicuramente molto accattivante e riteniamo che sia un ottimo primo passo per entrare nel tema del vivere di rendita e quindi vivere con il proprio capitale accumulato per tutta la vita. Naturalmente noi siamo sempre a disposizione come Soldi Expert SCF sul nostro sito soldiexpert.com per fornire consulenze ad hoc alle persone che vogliono approfondire questo tema. Vi invito a scaricare la guida andando sul sito viveredirendita.soldiexpert.com e naturalmente scrivetemi roberta.rossi@soldiexpert.com per dirmi se questa guida è stata utile. Grazie, arrivederci, Soldi Expert SCF.